L'Unione Europea fatica a concordare un approccio comune per trovare una soluzione all'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità. Il dibattito è arrivato questo mercoledì all'Eurocamera a Strasburgo, con molti eurodeputati che puntano a ridurre la dipendenza europea dal gas il prima possibile. Dobbiamo assicurarci che nessuno Stato e nessuna compagnia energetica come la Federazione Russa o Gazprom abbia il potere di dettare i prezzi della nostra energia. Francia e Spagna chiedono all'Unione Europea di negoziare i prezzi dell'energia per tutti gli Stati membri, il che implicherebbe anche una riforma delle regole europee sui mercati energetici. L'esperienza insegna che quando gli Stati membri negoziano individualmente le forniture ed energia sono alla mercé degli speculatori e iniziano persino a competere tra di loro. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno discusso dell'aumento dei prezzi dell'energia durante una cena prima di un summit in Slovenia. La Commissione Europea ha esortato gli Stati ad aiutare i cittadini e le imprese ad affrontare l'attuale crisi energetica, senza però perdere di vista la transizione ecologica e gli obiettivi di decarbonizzazione di lungo termine. I prezzi del gas sono alle stelle, ma i prezzi delle rinnovabili sono diminuiti negli ultimi anni e ora sono stabili. Quindi per noi è molto chiaro che nel lungo periodo è importante investire nelle rinnovabili, che garantiscono anche una maggiore indipendenza. Un'idea non accolta bene da tutti. Per il primo ministro ungherese la transizione ecologica metterà mano ingiustamente nei portafogli dei cittadini. Il problema per l'Ungheria è che il Green Deal non è altro che una tassazione illegittima ai proprietari di appartamenti, case e automobili. Ma gli eurodeputati verdi non hanno nessuna intenzione di fare marcia indietro. La transizione ecologica ha un prezzo e a pagarlo saranno i combustibili fossili, dannosi sia per l'ambiente che per l'economia. I combustibili fossili ci hanno dato l'illusione che si possa avere energia abbondante e a buon mercato, ma questo è semplicemente falso. Ma non tutti sono d'accordo con l'approccio statalista. Per la Germania e i Paesi Bassi le autorità non dovrebbero intervenire perché credono che il mercato possa autoregolarsi.